si parlerà della Rift Valley, del processo di ominazione, si parlerà della culla dell'umanità. Vedremo come, dove, come, quando e perché i nostri primissimi antenati si sono evoluti. Poi parleremo della nostra famiglia, la nostra culla, la nostra evoluzione. Per milioni di anni l'Africa si presentava così come un'immensa foresta pluviale, vasta quasi quanto l'Amazzonia, e qui vivevano tanti tipi di grandi scimmie, tra le quali c'erano anche quelle che avrebbero poi dato origine alla nostra linea evolutiva. Era un ambiente umido, ricco di cibo e di risorse, ma qualcosa avrebbe travolto per sempre questo giardino dell'Eden tropicale. Sotto la superficie dell'Africa, enormi forze interne stavano lentamente lavorando sulla crosta terrestre, fino a spaccarla, aprendo così, con il passare dei millenni, un'immensa ferita lunga migliaia di chilometri, la Rift Valley. Le principali fasi di rifting sono iniziate lungo il settore etiopico della Rift Valley durante l'Oligomiocene, dai 25 ai 35 milioni di anni fa, ed è legato al moto relativo delle tre placche principali, Arabia, Africa e Somalia. La Rift Valley è un sistema di fosse tettoniche, grandi fratture all'interno delle masse continentali che si allargano progressivamente nel tempo e rappresentano le fasi iniziali nel processo di estensione e rottura delle placche continentali, anticipando la formazione di un nuovo bacino oceanico. La programmazione del rift non è stato un processo continuo, ma caratterizzato da episodi di deformazione seguiti da periodi di relativa acquiescenza. In una prima fase, la deformazione è stata caratterizzata dall'attività delle grandi faglie. L'attività tettonica e vulcanica si localizza all'interno della depressione. Si sviluppa un importante feedback tra deformazione e magmatismo. La litosfera assottigliata viene fortemente modificata ed indebolita dalla voluminosa intrusione di magma. La formazione della Rift Valley è stata la causa di un considerevole cambiamento climatico ed ambientale. Essa segnò la fine del fitto e uniforme manto di foreste che copriva quasi tutto il continente. L'innalzarsi delle montagne creò una barriera che si oppose alla circolazione dell'aria umida proveniente dal mare. Il clima si fece più caldo e secco e l'ambiente si inaridì. Nacquero così due ambienti molto diversificati. In prossimità della Rift Valley, la primitiva foresta tropicale si trasformò in savana, mentre la foresta sopravvisse più a ovest, lungo i grandi fiumi. E qui avvenne, nella culla dell'umanità, il passaggio da ominini in ominidi. La formazione della Rift Valley è stata la causa di un considerevole cambiamento climatico ed ambientale. Essa segnò la fine del fitto ed uniforme manto di foreste che copriva quasi tutto il continente. L'innalzarsi delle montagne creò una barriera che si oppose alla circolazione dell'aria umida proveniente dal mare. Il clima si fece più caldo
e secco e l'ambiente si inaridì. Nacquero così due ambienti molto diversificati. In prossimità della Rift Valley, la primitiva foresta tropicale si trasformò in savana, mentre la foresta sopravvisse più a ovest lungo i grandi fiumi. I nostri antenati furono sottoposti ad una crescente pressione, adattarsi o scomparire. Di fronte ai sopravvissuti si estende un immenso territorio di savana alberata, che va dall'Etiopia fino al Sudafrica. L'acqua è ormai una risorsa rara, l'aridità sconvolge gli ecosistemi interinali. Solo alcuni ominidi con abitudini flessibili saranno capaci di adattarsi, riusciranno a sopravvivere. Sono gli australopitechi. Diverse specie ben diverse le une dalle altre si dividono la pianura. Questo sconvolgimento ha causato la divisione in antenati degli scimpanzé, che sono andati avanti per conto loro e sono vissuti nella parte occidentale. Invece i primissimi nostri antenati sono rimasti isolati nella parte più orientale dell'Africa e si sono ramificati, cioè hanno dato origine a quelle specie figlie e si sono diversificati. I primissimi ominidi, cioè le primissime forme staccatesi dall'antenato comune con gli scimpanzé. In questa zona, chiamata anche culla dell'umanità, è una storia di ramificazioni. C'è un cespuglio, chiamato anche albero filogenetico ramificato, cioè pieno di ramificazione. Ci sono rami che iniziano e poi si estinguono. Sono storie che non hanno avuto sostanzialmente alcun tipo di seguito. Altre invece hanno dato origine ad una discendenza e quindi queste specie sono diventate un mosaico di caratteristiche uniche, sue proprie. L'evoluzione, d'altronde, è un'aspirazione di possibilità, selezionando le scelte migliori. Dalla vita sugli alberi sempre più scarsi, nella savana è cominciata la trasformazione della natura dell'uomo da quadrupede a bipede. La colonna vertebrale umana si è in parte adattata al cambiamento, le vertebre inferiori sono diventate più grandi e la colonna vertebrale si è incurvata per impedire la perdita dell'equilibrio. Anche il bacino dell'uomo ha un diametro maggiore rispetto a quello di un quadrupede per favorire la postura eretta. L'andatura bipede, oggi il nostro sguardo può spingerci più lontano e le nostre mani sono libere di manipolare gli oggetti. Nella Rift Valley sono associati moltissimi ritrovamenti di fossili di ominidi che fanno pensare che in quest'area abbia rappresentato una zona cruciale per il processo di ominazione degli ultimi milioni di anni. Dalla culla dell'umanità alla culla della nostra famiglia. In questo posto, sul mare, con un porto antichissimo, una zona, luogo di scambi commerciali oltre l'Adriatico, luogo di contese sul Feltrino, luogo di lodo di pace per Giovanni da Capestrano nella guerra tra Ortona e Lanciano, luogo di scorribande del pirata turco Ali Pascià, luogo di
costa sorvegliata con il guardiano della torre, il torriero. Logo di posizione strategica nell'ultima guerra sivortona. 6 mesi di battaglie. La famiglia Nardone ha origini greche in un'isola turca, Imbro, Brioche, ed è legata da un vincolo sociale e territoriale. Il 6 novembre 44 inizia una grande sfida: produrre olio come immagine della gioia, della prosperità, della sapienza e della felicità. Una foto di famiglia, la nostra culla, il nostro oro verde.